come detto, diamo il buongiorno al segretario di Italia Viva e senatore Matteo Renzi. Benvenuto e grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, Renzi, vado direttamente su una delle pagine oggi del Corriere della Sera che insomma racconta un pezzo delle ultime indagini che la riguardano, ma c'è dell'altro. Intanto il titolo: Renzi sotto inchiesta anche per un convegno negli Emirati Arabi, e poi c'è la questione, la nuova inchiesta a Firenze, l'accusa sul documentario, ma di quella si è parlato già nei giorni scorsi. Fa piacere vedere sulla stessa pagina la madre assolta dalle accuse di bancarotta. Allora, come si sente in questo momento, un po' accerchiato dalle inchieste? No, guardi, è naturale e fisiologico che quando c'è un'attenzione sulle questioni giudiziarie, se c'è un avviso di garanzia ci sono i giornaloni che fanno le prime pagine, se c'è una soluzione non ne parla nessuno. Chi come me è assolutamente tranquillo perché sa di non aver fatto niente di illegale non ha nessun problema. Questa la chiamano arroganza, ma in realtà è tranquillità. Io, mi stanno dicendo delle cose sulle quali è giusto che indaghino quanto gli pare, quanto credono opportuno, ma io sono assolutamente certo della correttezza di quello che abbiamo fatto, e la dimostrazione, l'ennesima, non arriva soltanto dalla politica. Lei ricorderà che qualche settimana fa Di Maio si è scusato con noi per l'aggressione mediatica giudiziaria di 5 anni fa. Ci hanno messo 5 anni a chiederci scusa. Speriamo che stavolta ci mettano meno, se è vero come è vero che, ad esempio, lo ricordava lei, ieri c'è stata l'ennesima vicenda finita nel nulla, in questo caso con una soluzione nel caso di mia madre per una bancarotta che, sostiene il giudice, il fatto non esiste, il fatto non sussiste. Allora, cerchiamo di essere chiari, perché poi gli italiani sono stanchi di giochini sulla pelle delle persone. Io ho scritto un libro dove ho raccontato perché secondo me vanno cambiate delle cose, a cominciare dalla giustizia. Esatto. Possono fare tutte le indagini che vogliono, io sono tranquillissimo, perché alla fine la vera scommessa è quella di aspettare il tempo galantuomo che fa chiarezza. Quello che preoccupa non sono io posso aspettare, è la povera gente, è il cittadino che non se lo può permettere, è chi viene accusato e non ha gli strumenti per poter andare in radio e in televisione a spiegare che sono tutte questioni su cui il tempo chiarirà. Questa è la differenza. Il problema non sono io, sono i poveri cristiani che, poveretti, non ce la fanno perché non hanno visibilità. Questa è la vera scorrettezza. Ne parla anche nel suo libro, lo accennava, Controcorrente, edito da APM, lo troviamo in libreria, tra l'altro uscito proprio ieri. Prima però vorrei rimanere un attimo sulla questione giustizia. Ieri lei ha dichiarato: tutte le mie attività sono legali, ce l'ho ribadito adesso, non ho paura di qualche velato avvertimento. Quindi, cioè, lei è convinto che la magistratura la stia attaccando in qualche maniera, oppure no? No, non ho capito se l'interrogatorio me lo state facendo voi o i magistrati. No, va bene. Per spiegare perché ho cambiato Conte con Draghi, perché abbiamo rilanciato sulle questioni che interessano gli italiani, posti di lavoro. Dopodiché, se ci sono delle questioni che riguardano il sottoscritto, piena disponibilità a andare negli uffici giudiziari a spiegare cosa è successo. Punto, basta. La cosa incredibile è che uno prende e va controcorrente, davvero, cioè ha il coraggio di fare quello che tutti gli altri non hanno il coraggio di fare, di dire che la politica non si fa con i mi piace, con i like, con Instagram e con gli influencer, ma si fa portando avanti delle idee. Oggi il paese non ha più Arcuri ma ha Figliuolo a fare il commissario, oggi il paese non ha più Conte ma ha Draghi, oggi il paese non ha più Bonafede responsabile dello scandalo di Santa Maria Capua Vetere, diciamolo, perché ieri c'è andato Draghi, ma alla Cartabia. Su queste cose, se queste cose sono avvenute, è merito di un gruppo di persone che, andando controcorrente, è riuscito a cambiare tutto. Dopodiché, le vicende mie, se pensano di farmi parlare dalla mattina alla sera non delle idee, ma soltanto di alcune indagini che nascono e poi finiscono, lo facciano tranquillamente. Mi hanno parlato delle conferenze all'estero, mi hanno attaccato sull'autogrill, mi hanno attaccato sulla Leopolda. Possono attaccarmi su quello che vogliono, perché non vogliono parlare delle vere questioni. Le vere questioni sono che c'è un gruppo di persone che ha il coraggio di far politica e cambia le cose che prima non andavano. Punto. La chiamate arroganza? Chiamate l'arroganza. Per me è la realtà dei fatti. Ecco Renzi, allora arriviamo a questa attualità e le cose che sono state fatte. Citava prima Draghi e Figliuolo, l'emergenza Covid, che per quanto attenuata non è ancora risolta. In questi giorni si parla di questo modello francese che prevede il Green Pass per accedere a determinati luoghi o servizi, e si inizia a parlare di questa cosa anche nel nostro paese. Lei che ne pensa? Io penso una cosa molto semplice. Per me è evidente che
ci siano due questioni da affrontare. Una riguarda il passato. Sul passato troppe cose non funzionano. Perché si sono comprate mascherine, banchi a rotelle, ventilatori cinesi mal funzionanti ma garantiti da D'Alema? Chi ci ha mangiato sopra questa roba? 127.000 italiani sono morti. Mentre 127.000 italiani morivano, qualcuno prendeva delle stecche, cioè delle tangenti? Io penso che su questo tema per il passato ci voglia una commissione d'inchiesta. Rifiutare la commissione d'inchiesta su questi temi è uno scandalo, punto, sul passato. Presente e futuro. Ancora non è finita la vicenda del Covid, ma è totalmente cambiata con i vaccini. Cerchiamo di dare dei numeri per non preoccupare le persone. Ci sarà sicuramente un'esplosione dei contagi e non dipende dalla partita della nazionale o dal singolo episodio, dipende dal fatto che la variante Delta sta riprendendo, sta facendo molti contagi. Però mentre, prendo i numeri dell'Inghilterra, del Regno Unito, mentre sei mesi fa c'erano 30.000 contagi al giorno e 1.000 morti al giorno, oggi ci sono 30.000 contagi al giorno e 10 morti al giorno. Che è successo? Il vaccino. Il vaccino salva la vita. Il vaccino non ti impedisce di prendere il virus, o perlomeno non sempre ti impedisce di prendere il virus, ma nella stragrande maggioranza dei casi ti impedisce di avere conseguenze gravissime. Cioè, se io sono vaccinato, gli anticorpi fanno il loro lavoro, certo, ed è molto più difficile che si muoia o che si vada in terapia intensiva o che si vada in ospedale. Allora, questo è il motivo per il quale ancora la partita è aperta. Aumenteranno i contagi in modo incredibile nelle prossime settimane, ma l'importante è che non aumentino le ospedalizzazioni e non aumentino i decessi. Questo è il vero criterio. Dopodiché io sono d'accordo con Macron, secondo me chi è vaccinato entra dove gli pare, chi non è vaccinato deve avere delle regole diverse. Aggiungo sanità e scuola, cioè infermieri, medici e insegnanti. Se fai il suo lavoro ti devi vaccinare, perché io i miei figli voglio mandarli in una scuola dove il vaccino c'è, punto. Se non lo vuoi fare, stai a casa e non prendi lo stipendio. Io la vedo così molto chiaramente. Chiarissimo, chiarissimo. Senta, come va con Fedez, Renzi? Tutto a posto? Vi siete sentiti? Ma io ho risolto un bel problema, ma poi me ne restano mille. No, il problema è molto semplice. Nel caso di Fedez parla di cose che non conosce, nel senso che a me sta molto simpatico quando canta, lo ascolto. Quando poi parla di politica, 5 anni fa attaccò al suo zero Giorgio Napolitano. Sì. E io capisco che Fedez abbia molti più followers di Giorgio Napolitano, ma io faccio politica e credo che Giorgio Napolitano in politica sia un gigante e Fedez sia sostanzialmente poco più di una persona, nemmeno poco più, una persona che non conosce le cose di cui parla. Lì allora si parlava di trattativa Stato-mafia. Oggi siamo sul DDL Zan. Sì. A parte che Fedez ha fatto una diretta fantastica, ha detto che Scalfarotto è un giornalista, ha detto che io sono contro gli omosessuali, persino Zan gli ha dovuto dire guarda che è quello che ha firmato la legge sulle unioni civili, se oggi in Italia c'è una legge sulle unioni civili è perché il sottoscritto ha messo la fiducia. Ma lasciamo stare, il punto è molto semplice, la legge contro i crimini d'odio, questa è la legge che prende il nome di Zan, è una legge che si può fare se si cambiano due passaggi, perché se si continua a tenere la stessa legge approvata alla Camera, al Senato non ci sono i voti. Non è mica colpa mia se non ci sono i voti, e non è nemmeno colpa mia se continua a esserci il Senato che fa un lavoro diverso dalla Camera. Siccome il Senato l'hanno confermato e c'è ancora, al Senato i voti non ci sono. Lo sanno non i sassi, i banchi, lo sanno tutti quelli che hanno un minimo di esperienza politica. Allora, se vogliono piantare le bandierine e dire noi siamo per non cambiare niente, la conclusione è che non si fa la legge. Se fanno due cambi sul tema del gender e delle scuole, la legge viene fatta ed è una legge che garantisce ai ragazzi omosessuali, alle persone transessuali, alle persone con disabilità una tutela maggiore. Per avere un uovo oggi e non avere una gallina domani, io sono per avere un uovo oggi per fare un accordo. Questa è politica, dopodiché quelli che vogliono fare le battaglie di principio che non portano a niente, fanno i convegni ma non fanno le riforme. Chiaro. Senatore Matteo Renzi, le chiediamo una battuta al volo, abbiamo ancora un minuto. Come lo vede Draghi al Colle?
Draghi in questo momento è a Palazzo Chigi e al Colle c'è un grandissimo Mattarella che ci ha rappresentato tutti. Avete visto lo stile e la sobrietà con cui Mattarella ha esultato? Noi eravamo tutti sui divani, esatto. A strapparsi le camicie, e Mattarella ha dato la dimostrazione di aplomb e serietà, però un po' si è lasciato andare anche lui ed è stato molto bello. Il Presidente della Repubblica è uno solo, cambierà a febbraio del 22. Appunto. Parlarne prima significa mancare di rispetto a Draghi, ma soprattutto a Mattarella. Ne parleremo, come direbbe Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Grazie al senatore, leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Trovate il suo libro Controcorrente. Grazie, buona giornata, buon lavoro.